pelliccia faremo la base scura che andremo poi a schiarire con una tecnica un po' particolare, la stessa tecnica che si utilizza per fare il pelo degli animali o comunque il pelo in generale. Un po' di nero, Tech 10, German Beige. Questi tre colori li misceliamo in parti uguali con un pennello di taglia 2. Andiamo ad applicare il primo strato di colore di base. Modo abbiamo dato il colore di base procedendo con molta attenzione. Secondo passo, aggiungiamo ulteriore Tech 10 e beige alla miscela che abbiamo ottenuto prima. Applicare nei punti che rimarranno più in luce. Invece qua lo andiamo ad applicare a striscette. Di dare la luce solo nei punti che rimangono in luce. Date pure dei colpetti che rimangano striature di pennello, perché è ottimo per l'effetto del pelo. Importante il colpo, la pennellata qui. Dovete dare delle pennellate a colpetti. Non andate troppo sotto nei recessi, perché tanto sono zone che devono rimanere in ombra. Anche qui sulla manica riprendiamo un attimo, diamo qualche colpo da pennellata in questa direzione, quindi dalla mano verso il gomito. In modo che risulti così. Aggiungiamo un po' di grigio di Tech 10, ma lo facciamo solo in questa parte della palette. Dall'altra parte della palette invece metteremo un po' di beige in più al grigio. E cominciamo a dargli qualche colpo di luce ulteriore. Possibilmente solo nelle zone più in luce. Cercando di ridurre un po' la zona illuminata precedente.
Ora andiamo a schiarire con l'altra parte della composizione dove abbiamo messo il beige. Più o meno ripassiamo grosso modo negli stessi punti. Un po' più randomizzata la cosa, però. Diamo praticamente qualche sporcata qua e là. Sulla manica, solito lavoro. Non siate per forza precisissimi con queste linee che facciamo, anche un po' in obliquo vanno bene. Tutto il pelo è abbastanza disomogeneo, quindi adesso prendiamo un pochettino di Tectan puro, ci aggiungiamo un pizzico di avorio, andiamo a fare un'altra schiarita. Era solo in determinati punti più evidenti, dove la luce va a colpire maggiormente. A questo punto aggiungiamo del giallo, io uso come al solito ice yellow, questo ice yellow lo aggiungiamo a un po' di avorio. Andiamo a dare ancora un'altra schiarita, molto fine, date le pennellate come vi ho detto, quindi per simulare un po' il pelo. Sempre la zona illuminata, tutti dei colpettini proprio qua e là. Giusto per creare un po' di contrasto. Quasi come fosse un dry brush. Anche se il pennello si apre un po' la punta, quindi fa più punte, meglio ancora perché risulta più verosimile. Il passo successivo consiste nel creare una piccola texture puntinata
sul pelo, quindi una volta coperto adeguatamente il modello per evitare di andarlo a macchiare, lasciamo scoperte solo le parti con il pelo e quelle non colorate. Prendiamo un pennello che non usiamo frequentemente, poi creiamo un mix tra nero e beige e andiamo a pucciare il pennello nel mix, così, e andiamo a spruzzarlo poi più o meno così sopra la pelliccia. Teniamolo coperto dalla carta perché ora passiamo alla fase di aerografo vera e propria. Adesso andiamo a dare piccoli colpetti con l'aerografo. Questo è il risultato del passaggio anche ad aerografo. Poi lo ingrandisco. Orange brown, andiamo a fare ancora qualche glaze. Questo è il risultato finale di tutto il lavoro sulla pelliccia.